Hola Luciadores e avidi aviatori di ovini, eccoci qui con Resve Sun, non perché ci sia un motivo vero e proprio, ma perché io ve l'ho presentato l'altro giorno dicendovi una cosina, che ogni giorno il mondo di gioco cambia, ed è così, però sto gioco ha un problema serio, diventa una droga. Si muore tranquillamente ancora al primissimo livello anche dopo che si è diventati un filino più bravi. Come vedete ho livellato un pochino il nostro volatile di metallo isometrico qui. Ok. Infatti come dicevo... Ok. Va bene, andiamo avanti. Facciamo finta di niente. Vi stavo dicendo che ho appunto livellato in modo da poter... tirare assieme parecchi gadget quando si balza e vola. Ho imparato un po' di tattiche mistiche, però giustamente non sempre si riescono a portare a casa con facilezza. E la cosa bella sono i mondi dinamici. Oltretutto, avanzando nel gioco, si possono anche sbloccare i passaggi segreti, multidimensionali, vari piani di gioco. E più si va avanti con i livelli e più le cose in movimento e le zone d'ombra diventano tante. In nostro soccorso vengono chiaramente i bonus come il salto, lo scudo e anche una piccola batteria di riserva che ci permette di mettere nel saccoccino un pochino di energia extra, che vi garantisco ci sono giorni che ci vuole proprio. Non ho curvato il momento giusto. Bellissimo che adesso le zone d'ombra compaiono anche nelle frappe bonus. Ottimo, adesso comincerete a vedere un po' di cose in movimento. Diventa sempre più figo quel gioco qua, ve lo dico. Vi esorto una volta di più se non lo avete ancora fatto. Oh yeah, che figata! Queste cose compaiono un filino a random e sono i portali che vi portano nei mondi extra. E i mondi extra sono questa cosa qua. Io ne ho provato uno solo e mi è capitato il primissimo giorno. Ti tirano abbastanza scemo, eh. Io riesco a fare ancora più confusione che nel mondo di gioco normale. Però è bello. Molto bello, molto molto bello. Sono esperienze veramente devastanti. Io mi sento come se mi stessi drogando digitalmente. Però è davvero appagante. Non mi ricordo se per tornare al livello normale basta morire, però spero di scoprirlo il più tardi possibile, di riuscire a raccattare veramente uno schifottio di Tris, perché si chiamano Tris questi cosini. Ecco, va bene, andata. E no, se si muore si muore, va bene, ovunque si finisca, perfetto. Come vedete la mia navicella è di livello 14 su 25. I livelli si superano completando quelle missioni che vedete sulla destra, in cui la quantità di pallini determina la difficoltà del completamento stesso. Come vi dicevo, i livelli vengono rigenerati casualmente tutti i giorni. Come elemento vengono generati casualmente, perché gran parte di quello che noi andiamo a attraversare rimane simile, ma non identico di partita in partita, sennò sarebbe troppo facile. Quindi la generazione casuale è comunque perpetua e che aiuta tantissimo il divertimento. Potete più o meno memorizzare come superare un ostacolo, ma non è detto che vi troviate sempre quello nella corretta sequenza. Poi basta fare un attimino una svolta leggermente diversa che vi si sballano tutti i programmi, anche quelli per la serata, proprio. Se pensavate ad andare al cinema, vi troverete a giocare a bowling. È proprio una cosa veramente fantastica il come si improvvisa, tac. Il raccogliere i Tris fa sì che, come abbastanza supponibile, ogni tot si aumenti il moltiplicatore bonus che permette di raccattare più punti. Ok, vediamo di andare un po' in diagonale. Speravo di riuscire a raggiungere il terzo livello perché ce l'avevo fatta e farvi vedere. No, non voglio stavolta entrarci, lo so, ho commesso un grave peccato, verrò punito per questo probabilmente, però se voglio tentare di finire nel terzo livello devo... Ah, ecco, esatto, i salti si possono anche sommare, figata nella figata. I tunnel è meglio non imboccarli perché poi curvano. Stavo dicendo, vorrei tanto riuscire ad arrivare al terzo livello perché sarebbe una figata pazzesca, perché è stupendo, tanta roba c'è in movimento. Ok. Oh, dai che ce la facciamo, perfetto. Infatti vedete che abbiamo il moltiplicatore vergognosamente a più 9. Ah!
devo ancora prendere dimestichezza con lo sterzo nel livello bonus. Io sono bravo con gli scherzi, ma meno con gli sterzi. Come vedrete, ora cominceranno ad esserci tante zone d'ombra e molte cose sempre più divertenti. Arriveremo spesso e volentieri in riserva energetica a dover evitare ostacoli che cadono in ogni dove, sempre più zone d'ombra che ci manderanno veramente a secco. E se vi dico che questo gioco è una droga è perché sa il fatto suo. Wow, da soddisfazione, da soddisfazione. Tira scemi, perché vi garantisco che tira scemi, però da soddisfazione, da una soddisfazione da scemi. No, non volevo finire qui. Cazzarola. O cazzarol, fra l'altro. Non ci credo, livello 4, figata, in diretta. Questo fa ancora più figo, non credo di esserci mai arrivato al livello 4. Mi è capitato un livello stranissimo in cui il sole a un certo punto tramontava e mi sono chiesto, pessimissima idea. Wow! Non so perché, ma questo gioco mi fa pensare a Tron. Oh cazzo! Per fortuna che ho rimbalzato rallentando, perché in effetti la cosa figa del gioco è che se noi ci schiantiamo di faccia ci facciamo tantissimo male e moriamo subito, ma se ci schiantiamo di spigolo possiamo usufruire della non spinta per rallentare. Ecco, queste cose ci deviano e ci scassano. Va bene, benissimo, non volevo fare un video di quelli che vi tediano. Oh, livello 15 e abbiamo sbloccato... fico. Questo sarebbe lo scudo. Praticamente ogni volta che noi ci schiantiamo, laddove ci schiantiamo si genera un portale dimensionale che ci sposta più in alto e quindi noi ricominciamo da sopra l'ostacolo come se lo avessimo saltato. Molto particolare come cosa. Quindi vedete che sbloccare anche gli item crea cose molto molto diverse, divertenti. Queste sono, vi faccio vedere giusto per gioia vostra, poi basta. Sono queste decalcomanie che si trovano nella zona per personalizzare la navicella. Sono, diciamo, medaglie conquistate sul campo, niente di più, non credo che abbiano effetti attivi, però vi permetteranno di rendere più figa la vostra navicella. Quindi dateci dentro e fatevi sotto per conquistare più adesivi possibile. Ok, benissimo, io vado avanti a giocare, vi lascio da soli al buio della vostra cameretta. Mi raccomando, non fappatevi troppo, perché se poi si diventa ciechi non si vedono più i video del Silver. E non date la colpa alla definizione dell'HD, eh? Ecco, bravi. Ciao a tutti.